Nella realizzazione del Gattopardo risulta particolarmente fastidioso, complicato, l'inserire il testo nel text editor di modo che risulti giustificato. Passiamo alla stringa 742. Come si vede non è giustificato, allora procediamo manualmente. E poi inserisco degli spazi tra parola e parola fino a che non si giustifica la riga. Ora molto 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 noioso, che richiede molta attenzione. Ecco qua, ho sbagliato. Testo giustificato. Adesso lo copiamo. Prima lo evidenzio, poi lo copio. E tra riga e riga vado a interporre il CHR dollaro più CHR dollaro 10, che è il salto di righe. Metto le doppie virgolette. Racchiudo la stringa tra le due virgolette, la copio e la vado a inserire nel programma alla 742. Ecco qua. Ora vi renderete conto che per un programma che consta di 848 stringhe, questo lavoro praticamente non termina mai. Allora, bisogna trovare la maniera di inserire il testo nel text editor giustificandolo. Supponiamo di avere la stringa a dollaro uguale a Giuseppe Cutai. Per stringa si intende un insieme di caratteri alfanumerici. Qui abbiamo un gruppo di istruzioni che viene definito con la label, con l'etichetta test. A questa etichetta io posso rimandare il programma tante volte quante mi occorre. Qui considero la lunghezza di a dollaro, che è 25 caratteri, e dico se la lunghezza di a dollaro è maggiore ad 8, supponendo che la lunghezza della riga del mio text editor sia di 8 caratteri, tanti quanti ne contiene il nome Giuseppe, è maggiore di 8, allora aumenta il contatore J di una unità e metti nella sottostringa dollaro quello che sta a sinistra di a dollaro di tanti caratteri quanti ne ottengo togliendo dalla lunghezza di a dollaro J. Quindi la prima volta J sarà uguale a 1, il successivo passaggio sarà uguale a 2, l'ulteriore passaggio uguale a 3, quindi avremo 25 meno 1, 24, 25 meno 2, 23, 25 meno 3, 22 e così discorrendo. E ogni volta lui mi stampa il contenuto della sottostringa. Poi verifica questa condizione: se il carattere più a sinistra della sottostringa è uguale allo spazio vuoto CHR dollaro 32, allora finisci.
J, il contatore J è minore di 7, cioè della lunghezza della riga meno 1, allora vai a test, alla label test, mandiamolo in esecuzione. Vedete? Giuseppe Kudait, non ci siamo perché c'è in più spazio Kudait. Giuseppe Kudait, no. Giuseppe Cuta, no. Giuseppe Cut, no. Giuseppe Cu, Giuseppe Cu, Giuseppe, ecco qua. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passaggi. Aumentiamo il numero dei caratteri contenuti nella stringa ad dollaro, che adesso è uguale a Giuseppe Cutaete, è un nostro amico. Dovendo sempre inserire un numero di caratteri pari alla lunghezza della nostra riga del text editor, che è 8. Questo programmino che ho messo a punto riesce a risolvere il problema. È strutturato in modo lievemente differente dal precedente. Abbiamo l'istruzione print ad hoc, mi stampa tutta la stringa, quindi una stringa che eccede i limiti fisici del mio text editor di 8 caratteri. Nella label text si domanda se la lunghezza della stringa dollaro è maggiore di 8. Nel caso positivo, aumenta il contatore J di una unità e inserisce nella sottostringa dollaro ciò che figura a sinistra della stringa a dollaro, di tanti caratteri quanti me ne dà la differenza tra la lunghezza di a dollaro meno J. J parte da un valore iniziale di 0, il primo passaggio è 1, al secondo passaggio qualora lo effettua è 2, al terzo passaggio qualora lo effettua è 3 e via dicendo. Mi stampa sottostringa, print sottostringa dollaro e poi verifica la condizione. Se il carattere più a sinistra di sottostringa, cioè se left stringa dollaro di sottostringa 1, è uguale allo spazio a CHR dollaro 32, allora finisci. Nel caso contrario, verifica la condizione. Se J è minore di 25, allora vai a test, cioè fino a tanti quanti sono compresi nel valore iniziale di A dollaro. Andiamo in esecuzione. Ecco, vedete? Ad ogni passaggio diminuisce la stringa a dollaro, togli sempre il carattere più a destra. Amico, amic, ami, am, a, fino a che non ottiene Giuseppe. Quello che andrà a riempire la riga di battitura sarà tutto ciò che rimane a sinistra della sottostringa dollaro, ossia di parse dollaro, quindi avremo che la sottostringa dollaro, ovvero sia parse dollaro, sarà uguale a ciò che risulta a sinistra di tanti caratteri quanti ne ottengo effettuando la differenza tra 25 e 4, perché i passaggi sono 4. Adesso sostituiamo alla stringa a dollaro, Giuseppe Cutaetto è il nostro amico, una stringa reale del programma Il Gattopardo. Questa è la schermata iniziale. Andiamo alla stringa 743. Nel text box scrivo 743, 743. Clicco su fatto ed ecco qua. Abbiamo una bella stringa lunga, lunga, lunga. Noi dobbiamo inserirla nel text editor su più linee giustificate. Quindi per prima cosa vado a copiarmi tutta la stringa. Poi mi porto sul programmino e sostituisco al valore di a dollaro quello che ha nel programma il Gattopardo. Mi dà errore perché devo
circoscrivere con delle virgolette, doppie virgolette. Ecco qua. Adesso devo inserire la lunghezza della riga di battitura del text editor, che è 180 caratteri. Quindi vado a sostituire 25 con 180. Anche nella funzione left dollaro metto 180. E anche qui. E mando in esecuzione. Ecco, il programma ha fatto i calcoli. Inizialmente lui mi dava 180 caratteri, però c'era arrears. Se io prendevo arrears non c'entrava. Se io sostituisco a tutta l'intera stringa, quella che mi dà il calcolo, come vedete, arrears entra, c'entra, però rimane fuori il punto. Quindi io devo togliere arrears, cosa che fa il programmino. Eccolo qua. Copio tutto. E questo è il valore che andrà. Come vedete, c'entra. Poi il problema sarà di inserire degli spazi tra parola e parola per riempire tutta la linea, in modo che risulti così, giustificato come nella prima lingua di base. Ok.